Buon pomeriggio, pomeriggio Udinese ad un'ora esatta dal calcio di inizio del primo impegno ufficiale della stagione. Arriva l'Avellino in Coppa Italia al Blue Energy Stadium, una partita dunque che rappresenta il primo esame per l'Udinese di Dujanic dopo settimane di lavoro iniziate il 4 luglio qui al Bruseschi di Udine per proseguire poi con la preparazione in Austria, le tante amichevoli che l'Udinese ha giocato e adesso invece si comincia a fare sul serio. Sullo sfondo poi ci sono le operazioni di mercato, alcune in entrata concluse, vi mostreremo le conferenze stampa di presentazione di alcuni giocatori, così come quella del tecnico che ha presentato questa partita, conferenza stampa di ieri. Ma c'è anche Alexis Sanchez che comincia ad avvicinarsi sempre di più, sembrerebbe atteso anche qui allo stadio. Insomma, potrebbe accadere qualcosa da un momento all'altro con il cileno ex campione bianconero ad inizio carriera, lanciato proprio dall'Udinese ed ora voglioso di rientrare ad Udine per chiudere un cerchio di quella che è stata una sua carriera straordinaria, iniziata alla grande in Europa con l'Udinese, poi proseguita al Barcellona, all'Arsenal e poi ancora è arrivato anche all'Inter, dove è riuscito a vincere anche l'ultimo scudetto, quello della stella dei nerazzurri. E poi ci sarà la festa di presentazione della squadra. Tanti argomenti. Avremo un collegamento con Stefano Giovanpietro in diretta per farci accompagnare da lui con i live dallo stadio a quello che è il primo impegno ufficiale. Dunque sarà il primo banco di prova. Una partita contro una squadra di categoria inferiore, sì, è vero, l'Avellino disputerà il prossimo campionato di Serie C, però attenzione perché ha battuto una squadra di categoria superiore, la Juve Stabia, nel derby, nel turno precedente, che ha qualificato i Lupi Irpini a questa partita contro l'Udinese. Avellino che ha avuto qualche problema per raggiungere Udine, tant'è vero che a causa di problematiche sulla rete ferroviaria, pensate un po', la squadra è arrivata ad Udine soltanto alle 3 del mattino. Vabbè, ha avuto comunque la possibilità poi di riposare tranquillamente al momento che la gara è in programma alle 18:30. Comunque non è stato un viaggio facile per gli Irpini per raggiungere Udine. E allora vediamo se Stefano Giovanpietro è pronto per un collegamento dalla sala stampa per provare intanto a fare il punto su quelle che potrebbero essere le scelte di Rujanic per la partita di oggi, per capire se si va già verso una squadra che rappresenta il modello che Rujanic vuole poi utilizzare, il modello di 11 titolare che Rujanic vuole utilizzare, fermo restando eventuali arrivi, partenze in corso d'opera, già dalla partita di campionato del 18 contro il Bologna. Poi ci sarà la Lazio che arriverà la settimana successiva. Allora sentiamo con Stefano Giovanpietro quali sono le ultimissime. Stefano, buon pomeriggio. Dunque partirei da quelle che sono le scelte. Non so se c'è già la formazione ufficiale, visto che siamo ormai a meno di un'ora dal calcio di inizio. Sì, ci sono le formazioni ufficiali, Francesco, siamo all'interno della Blue Energy Stadium Press Room, che è stata in questi 2 giorni protagonista di tante voci, tante parole. Oggi si passa ai fatti, si passa al campo, ci si sposterà a vedere l'esordio stagionale della squadra di Kostas Runjanič. Stavo leggendo velocemente la formazione dell'Avellino, so che da casa interesserà poco, magari solo ai più attenti, comunque li elenchiamo, gli 11 giocatori della squadra Irpina. Con tra i pali Iannarilli, che è il portiere arrivato dalla Ternana che è appena retrocessa in Serie C, poi Palmiero, Rocca, Paternò, insomma c'è Tribuzzi che è il pericolo pubblico numero uno, Armellino, Sunas, Cancellotti, Gori, Frascatore e Liotti in ordine chiaramente sparso, però è una squadra che si presenta qui sostanzialmente con quasi un tridente perché ci sarà Sunas a supporto di Paternò e di Gori, ma anche Tribuzzi è un calciatore offensivo, quindi potremmo anche immaginare un 4-2-3-1 da parte di Michele Pazienza. Lui è anche uno degli ex, no? Da mirino puntato su Michele Pazienza, che avrà voglia di fare bene, di farsi vedere nello stadio. Lui fu protagonista nel vecchio stadio, non certo in quello nuovo. C'è anche tra l'altro Leonardo Marson in panchina, portiere friulano che è stato anch'esso preso dall'Avellino e che però non giocherà titolare perché l'abbiamo detto, il titolare è Iannarilli. Questo è l'Avellino che impareremo a conoscere anche durante i nostri collegamenti di cronaca della partita dalle 18:30 in poi. Ci interessa però l'Udinese che si schiera con la formazione che avevamo preventivato.
con una sorpresa. La sorpresa è in attacco, quindi la dico per ultima. Tra i pali ci sarà ovviamente Maduka Okoye, gioca Perez, perché lo abbiamo detto ieri, João Ferreira, che sembrava anche poter essere impredicato, perché no, di giocare, è fuori rosa. João Ferreira e Success non fanno più parte dei piani dell'Udinese, non hanno preso nemmeno il numero di maglia, quindi gioca Perez, gioca Biol e il terzo di difesa sarà Giannetti. Questi i tre che sceglie Costa Runiac, con gli esterni confermati per ora i titolari sono loro, Eizibue a destra e Camara a sinistra, così come in mezzo al campo Lovric e Pagero. Questi i quattro del 3-4-2-1 di Runiac. C'è ovviamente da scoprire Esteves e Karlstrom, che potrebbero diventare titolari ma partono dalla panchina. Davanti c'è Luca, ovviamente a suo supporto Toven, e al fianco di Toven scelto Brenner, che quindi è questa la novità dell'Udinese. Tutti si aspettavano Lazar Samardžić, che rimane ancora un po' anche al centro di tante voci di mercato con il Milan, no Francesco, le sappiamo, le abbiamo spesso elencate e ribadite, e la squadra rossonera lo vuole fortemente. Sta trattando intensamente con il papà di Samardžić, Mladen, però dalle cronache di mercato è anche una situazione che però l'Udinese osserva, sapendo che il Milan può anche avere tutti gli accordi del mondo con il papà e agente di Lazar Samardžić, ma poi deve mettere sul piatto l'offerta che l'Udinese vuole e che è non inferiore ai 20 milioni di euro. Quindi gioca Brenner, viene consacrato con questa prima maglietta da titolare, alcuni addirittura lo vedevano un po' fuori da quelle che potevano essere le gerarchie di Runiac, che invece in tutto il precampionato bene o male ci ha puntato, lo conferma insieme a Toven alle spalle di Luca, quindi un bel tridente per iniziare questo campionato. Anche tantissime alternative in panchina, compreso il giovanissimo Iker Bravo, classe 2005. A proposito di attaccanti, qui vi diciamo poi quella che è la cronaca, c'è l'atmosfera ovviamente tranquilla, no? Non è la classica partita di campionato, ancora non c'è il pienone di giornalisti e quant'altro, ma c'è quell'aria frizzante, perché sembra essere quel momento in cui da un minuto all'altro potrebbe anche arrivare Alexis Sanchez. L'abbiamo detto, al di là dell'esclusione di Success, la numero 7 è libera, questo è un segnale forte, è una maglia che potrebbe prendere proprio il cileno, voci che si rincorrono su un Sanchez che sarebbe qui in zona, sarebbe in Friuli, ovviamente non qui nella sede dell'Udinese, però è un accordo che è addirittura d'arrivo. Alla fine questa fatidica firma dovrebbe arrivare, chissà quale momento sceglierà l'Udinese per annunciarlo, per riportarlo ufficialmente in bianconero. Potrebbe essere, esageriamo, oggi sugli spalti, potrebbe essere martedì alla festa in Piazza della Libertà, difficile dirlo, però fatto sta che il trasferimento definitivo è sostanzialmente nell'aria. Sì, trasferimento nell'aria sicuramente, ma intanto andiamo anche a proporre dunque le parole, il servizio, con le parole di Runiac in conferenza stampa ieri, quando è stata appunto presentata la partita, la prima conferenza stampa prepartita di una gara ufficiale del nuovo allenatore dell'Udinese. Buongiorno a tutti. I'm excited. I'm looking forward. Finalmente molto, molto entusiasta. Sarà una partita molto importante per lui e per la squadra, perché si gioca davanti ai nostri tifosi. È chiaro che sarà una partita di rilievo, però finalmente inizia la stagione, finalmente iniziano le partite ufficiali. Finalmente si comincia per Costa Runiac, al di là delle defezioni. Mancherà sicuro Christensen. Mercato, una rosa troppo ampia. Contro l'Avellino iniziano le partite vere. E il mister è emozionato, è sicuro che si vedranno nuovi concetti di gioco. Lui chiaramente è qui ancora da poche settimane, la squadra lavora non da tantissimo tempo insieme ed è stato cambiato il modo in cui si vuole giocare. Si chiede più possesso palla, si chiede un po' di più di dominio del gioco, ma lui ha visto che la squadra è felice di questo nuovo stile di gioco, che sta acquisendo bene questi concetti. Chiaramente siamo solo all'inizio del processo e sicuramente le partite ufficiali, iniziare da domani, ci daranno i primi feedback. Sicuramente giocando in questa maniera più propositiva, controllando il pallone, c'è il rischio che perdi palla e puoi subire più contrattacchi, ma questo era stato messo in conto, ma chiaramente ci deve essere l'idea di gestire meglio il pallone. Allora, l'idea chiaramente è quella di concedere il minor numero possibile di transizioni, però se tu tiri la palla lunga e giochi solo sulla seconda palla, ne concedi ancora di più. Se gestisci bene il pallone, riduci il rischio di concedere transizioni. Lui è convinto che già alla partita di domani vedremo dei bei elementi e vedremo una squadra dell'Udinese forte che riuscirà a dare una buona impressione. Udinese team,
first. In testa quindi solo l'Avellino, ma un occhio anche al mercato tra potenziali arrivi, Sanchez e altri già ingaggiati, Karlstrom e De Kellenkamp. Allora, crede che Sanchez sia un giocatore che qualsiasi allenatore vorrebbe allenare, perché è un grandissimo giocatore, è un campione, ha grandissima personalità, ma non è attualmente un giocatore ludinese, quindi lui è concentrato soltanto su quelli che ha a disposizione, non pensa in generale ai rumors di mercato, perché non sono il suo lavoro. On the current squad. Ekelenkamp, he has. Allora, Ekelenkamp è appena arrivato, ma ha già giocato una partita di campionato con l'Anversa. Karlstrom, il mister, lo conosceva già molto bene da prima, aveva giocato già due partite di campionato con il Lech Poznan, ma in generale non è tanto una questione di condizione fisica, è una questione anche proprio di connessione con i compagni, visto che hanno fatto pochissimi allenamenti. Karlstrom domani ci sarà sicuramente in panchina, per il Kellenkamp si riserva di valutare. Physical preparation is like also about the connections, about understanding, deeper understanding. Andiamo adesso di nuovo in sala stampa, dove Stefano Giampietro inizia a passare in rassegna gli ospiti di questa giornata, anche se non si può parlare proprio di ospite, perché Marco Tavian praticamente è di casa al Blue Energy Stadium, tra una cosa e l'altra, fra le partite, le trasmissioni, è sempre qui, non ce ne libereremo mai, Stefano. Allora diamo la linea a Stefano Giampietro in sala stampa per sentire un po' di cavolate buttate lì da Marco Tavian. Allora Marco, con quale vogliamo esordire? Assolutamente. Sottopunta, braccetto corto, braccino lungo, cosa? Quello che vuoi. Già ho la prima notizia che venerdì fa caldo, bella giornata e non sei al mare, ma sei qui, Marco. Questa è la notizia vera, che per l'Udinese si fa anche questo, l'amore per la maglia, per la squadra, superare il calore, la spiaggia. Oggi c'è l'atmosfera ovviamente dell'inizio di scuola, quindi c'è entusiasmo, esame però semplice sulla carta, perché questa è una squadra che poi vediamo anche dai nomi, l'Avellino ha più di qualche giocatore che la Serie B l'ha fatta da protagonista, ha delle velleità importanti di salire, quindi l'insidia dietro l'angolo, che Udinese ti aspetti che insomma stia con la testa giusta e faccia la sua partita? Beh, assolutamente, diciamo che oggi non dico che sia il primo giorno di scuola perché sarà a Bologna domenica prossima, però un po' una reunion, no? Nel senso che poi ti approcci a quella gara, ma senza dimenticare questa, perché in passato e non molto passato, noi in Coppa Italia qualche inciampo l'abbiamo anche avuto, quindi sarà parità vera, una parità diversa agli amichevoli perché sono tre punti che contano. Sono curioso di vedere proprio l'approccio, no, della squadra, la nuova metodologia di lavoro, anche la mentalità dell'allenatore, quindi sarà una partita importante per quello che ci può dare, non dimenticandoci, ripeto, che qualche anno dietro noi con Benevento e Spezia ad esempio abbiamo fatto delle brutte figure, quindi non sarà una partita da prendere sotto gamba. L'Avellino tra l'altro poi ha eliminato una squadra di Serie B come lui Vestabia, è una squadra che ha ambizione di salire di categoria, ha anche dei giocatori di qualità, quindi non sarà una partita semplice. Poi è chiaro, le due categorie a lungo andare si faranno sentire, però è bene non aspettare gli ultimi minuti, ma già dare un imprinting alla gara dai primi minuti di gioco. Ovviamente sì, conterà quello, conta una squadra che si ripropone senza nuovi giocatori, ma lo aveva detto Runiec, sono arrivati tutti così da poco tempo, in cui la scelta forte, vedimela da una parte o dall'altra, è l'esclusione di Samardžić o comunque la promozione di Brenner, perché era un po' quello che non ci aspettavamo, no? Il Brenner nel tridente vuol dire che Runiec ci crede, o magari è un Samardžić che l'Udinese vuole tenere lì un po' anche in ottica mercato. Ma guarda, un po' tutto questo, io ti dico che l'ho visto con l'Al-Hilal, dove ha giocato Samardžić in quella posizione, ovvero dal centro sinistra, che non è casa sua, l'ho visto un po' in difficoltà. Brenner ha giocato il più delle gare in quella posizione, anche se anche lui nasce come punta centrale, ma è stato già adattato lo scorso campionato, anche se è terminato un mese e mezzo fa, ma anche in tutte queste gare amichevoli, nel giochino delle formazioni io lunedì sera l'ho quasi azzeccata, nel senso che rispetto a questi io mettevo Christensen al posto di Giannetti solo appunto se il giocatore stesse bene, invece in questo caso non sta bene, quindi gioca Giannetti, per il resto mi aspettavo questi. Però poi Stefano, una cosa importante è che le partite durano 90 minuti, quindi Samardžić c'è un cambio importante anche gara in corso. Un cambio importantissimo, poi ce ne saranno 5 come ormai è consuetudine, si possono cambiare le partite. L'altra tematica del giorno, ormai non sappiamo più a quali voci credere, quando arriva Sanchez, sai qualcosa tu, insomma dici tu, però diciamo che è nell'aria il suo ritorno. Ormai ci siamo. Sì, non possiamo dire tutto, diciamo che ci sono delle grandi possibilità, ecco, io credo che tra qualche giorno potremo avere anche l'ufficialità, è chiaro, tutti lo aspettiamo a braccia aperte, però
lasciamo che le cose vadano per il suo corso, non è bello dire qualcosa, perché ripeto, c'è tutta l'unità di intenti da una parte e dall'altra, però poi la firma è quello che sancisce il documento vero e proprio. Io credo che siamo a ore, però parlo al plurale, non dico 3-4, forse qualcuno in più. Assolutamente, ecco. Ce ne prendiamo qualcuno in più. L'ultima è proprio sui nuovi, esuliamo un po' dalla partita di oggi, qualcuno magari lo vedremo a partita iniziata. Dalle conferenze, insomma, dalle loro prime parole, cosa ti è parso? Evari Karlström, Esteves, anche Iker Bravo, che si è presentato molto spavaldo. Guarda, è una campagna acquisti che mi piace. Mi piace perché c'è un mix tra giocatori giovani, Pizarro e Bravo, o Karlström come un giocatore già pronto all'uso, addirittura di 28 anni. Secondo me l'Udinese sta costruendo veramente una squadra di un certo livello. Per me Stefano, lo ripeto, era già buona quella dell'anno scorso, sono stati portati dei correttivi migliorativi, però c'è questo mix di giovani promettenti dai 2005 e poi dei giocatori già, diciamo così, affermati. Anche l'ultimo che potrebbe arrivare, senza fare nome di Sanchez, è un giocatore che potrebbe dare il giusto mix. Sono convinto che faremo un campionato dove ci divertiremo, questo credo proprio di sì. E quindi staremo a vedere, perché c'è tanta curiosità, a cominciare dalla partita di oggi e poi tutto quello che sarà anche l'evoluzione e la fine del calciomercato. Stefano, tra l'altro mi piace sottolineare che in panchina c'è Silvestri, che di fatto dunque si può dire che rientra, insomma, nel gruppo squadra dopo il recupero che ha dovuto effettuare anche abbastanza lungo in seguito all'infortunio fastidioso. C'è Silvestri in panchina, questa sicuramente è una buona notizia. E poi volevo fare una riflessione su Perez, sul fatto che dopo tanto parlare va via, alla prima partita ufficiale poi è lì. Allora, se abbiamo detto di Samardžić che invece viene tenuto fuori e non sappiamo bene se è per una scelta tecnica che non ha nulla a che vedere con situazione di mercato o viceversa, con Perez come la vogliamo commentare questa? Perché ripetiamolo, più volte abbiamo detto, ma c'erano segnali e probabilmente c'è ancora un qualcosa che bolle in pentola, di un fortissimo interesse del Porto. Sembrava proprio che dovesse partire da un momento all'altro, già prima della partita contro l'Al Hilal, dove poi ha giocato, e lì abbiamo forse cominciato a credere che la cosa stesse scemando. Oggi abbiamo un Perez titolare dal primo minuto, dunque nella prima partita ufficiale della stagione, che non possiamo non considerare un test di Rujanić sulla formazione da schierare contro il Bologna, perché se non lo fai nella prima gara ufficiale, dove c'è anche il pathos di dover conquistare un risultato per forza, quando lo fai? Dunque, che significato diamo alla presenza di Perez nel terzetto titolare oggi contro l'Avellino? Allora, partiamo da questa prima considerazione, Marco, perché l'abbiamo sempre detto, noi i nomi sul mercato, i nomi richiesti, l'Udinese non li vuole vendere, i nomi richiesti sono quei quattro, Perez, Biol, Lovric, esatto, e Samardžić. Su Perez, Francesco ha detto bene, il Porto c'era, usiamo il passato perché poi pare si sia un po' spento questo interesse, perché anche per Perez l'Udinese chiede soldi dal momento che c'è una clausola di 15 milioni dell'Atletico di Madrid, quindi ne deve incassare per forza di più, però è chiaro. Anche qui, no? Gioca perché magari ce ne sono pochi o gioca perché secondo te alla fine rimarrà anche lui? Io credo che rimarrà anche lui, però poi io penso che l'allenatore mette in campo i giocatori più pronti per questa gara. Adesso Rujanić non fa il conto se questo può partire, se non... oggi ci sono e li fa giocare giustamente. Perez è un giocatore di grande valore, insomma è nel giro della nazionale argentina, quindi se gioca in quella nazionale può giocare in tantissimi club, non solamente in quelli italiani, ma l'Udinese è una squadra ed è una società che non svende. Cioè, ha fissato un prezzo e se ci sarà qualcuno che porterà quei soldi richiesti, credo che potrebbe anche partire. In caso contrario rimane l'Udinese con la felicità dell'Udinese stessa, per cui noi non abbiamo bisogno di vendere. Ovvio, no. È una vetrina importante, costosa, preziosa quella dell'Udinese. Chi vuole portare 20 milioni di euro per Perez li può portare, se non ci sono 20 milioni Perez rimane l'Udinese. Che poi io dico la mia, cioè il Porto che chiede per Galeno alla Juventus 60 milioni, esatto. Ottimo giocatore, ci sta anche che l'Udinese ne chieda 20, certo. O quantomeno 18 per Perez, ma al di là di questo il discorso Silvestri anche merita un approfondimento. La vera notizia, la cosa importante è che finalmente sta bene perché ha avuto un infortunio, poi è chiaro che
sulle gerarchie Okoye parte avanti, però io ti riporto anche le parole di Nani, alla fine se rimangono tutti e due, avere due portieri è penso un lusso, due portieri così forti è un lusso anche per Rooney. Ma guarda, Marco Silvestri si è allenato tutta l'estate, io ero qua a fare i camp e lui era qua ad allenarsi, stava recuperando l'infortunio, è andato in ritiro che era ancora infortunato, adesso finalmente ha recuperato ed è un portiere affidabilissimo. L'anno scorso ha avuto alti e bassi come può succedere in un'annata. Bisogna vedere quello che succederà. È chiaro che se rimane qua sarà una bella competizione anche per quanto riguarda nei confronti di Okoye. Senza nulla togliere Daniele Padelli che ha anche altri compiti, quello do, è qua da fare un po' da chioccia. Marco invece vuole ancora giocare, vuole ancora fare il portiere. Quindi ti ripeto, anche in questo caso, secondo me in questo momento è il numero 12 o il numero 2, chiamano un po' come vuoi con i vecchi numeri. Ma credo che poi sarà il campo e gli allenamenti che lui dovrà mettere in difficoltà eventualmente il proprio preparatore e nonché l'allenatore in pectore che è proprio Rooney. Anche lui è qua oggi, quindi per me è un giocatore dell'Udinese, poi il mercato dirà se si fermerà ancora di più o se invece troverà altri lidi, però in questo momento tu fai la formazione in base ai giocatori che hai a disposizione. Certo. Silvestri, qualora rimanesse, può giocarsi le sue carte tranquillamente. No, grazie a Marco, allora, torniamo da te tra poco ancora con altri interventi, altre interviste. Noi adesso continuiamo con i contributi dopo aver ascoltato il tecnico in conferenza stampa prima della partita, la vigilia della partita, cioè ieri pomeriggio. Sentiamo anche il direttore generale Franco Collavino che a margine delle conferenze stampa di presentazione dei due nuovi calciatori Karlström ed Esteves, che dopo vi faremo ascoltare, è stato intercettato da Stefano Giovanpietro per parlare proprio dei due nuovi arrivi, delle loro caratteristiche in generale di questa stagione che sta per partire, tra l'altro con una campagna abbonamenti che ancora una volta sta dando numeri che soddisfano e che in qualche modo anche inorgogliscono l'Udinese, perché ancora una volta si dimostra che il tifo è legato a questa squadra in maniera indissolubile a prescindere dai risultati, perché i risultati dell'ultima stagione non sono stati assolutamente lusinghieri. Si è arrivati a 10 minuti dalla fine del campionato con l'Udinese che stava per andare in B, è arrivata la salvezza nonostante tutto, però gli abbonamenti ci sono, la gente ci crede e dunque questo è sicuramente un motivo di grande soddisfazione. E forse la gente ha risposto anche a un modo nuovo di approcciare la stagione sotto tanti aspetti. C'è la curiosità per il nuovo allenatore, c'è la possibilità che arrivi Sanchez, c'è una società che in alcuni suoi dirigenti è più vicina alla squadra, c'è la presenza di un vecchio idolo dei tifosi, Gökhan Inler, che è passato dal campo alla scrivania, ma in effetti Inler è passato dal campo al campo perché fa il responsabile tecnico, ma con compiti più da campo che da scrivania. Per la scrivania ci pensa Gianluca Nani, che è il responsabile del gruppo Watford Udinese per quanto riguarda le questioni tecniche e di mercato. Allora, andiamo ad ascoltare le dichiarazioni di Franco Collavino, intercettato da Stefano Giovanpietro. La prima domanda, e quindi la prima risposta di Collavino, è stata sui due nuovi arrivi presentati ieri, Esteves e il centrocampista svedese Karlström. Beh sì, sono chiaramente due profili diversi, perché con Jesper stiamo parlando di un ragazzo che ha già 29 anni, ha maturato un'esperienza importante sia con la propria nazionale in Svezia sia con i club con cui ha giocato, diversi club in Europa, un giocatore che ha fatto le coppe europee, quindi che porta esperienza, porta tecnica, porta come spirito di squadra, mentalità e quindi un ruolo che può essere anche funzionale insieme ad altri compagni di squadra. Non a caso in conferenza si è fatto anche spesso il nome di Toven, che possono contribuire a portare mentalità e ad aiutare la crescita anche dei ragazzi più giovani. Nuovi giocatori presentati, altri da conoscere, alcuni che devono arrivare. Il momento è intenso per un Udinese che deve anche pensare però alle cessioni, visti 37 giocatori attualmente in rosa. Non è che stiamo ad aspettare per quanto riguarda le cessioni importanti qualcosa in particolare, nel senso che poi se non arriverà nessuna proposta saremo ben lieti di tenerci la rosa che abbiamo, i giocatori che abbiamo e di poter sfruttare appieno tutto quello che è il nostro potenziale. Per quanto riguarda invece i profili più giovani è evidente che devono avere la necessità, la possibilità anche di avere più chance per giocare, quindi questo sarà un po'
la prospettiva anche del prossimo mese di lavoro. Mercato e altre voci che lasceranno il posto all'emozione dell'inizio stagione della partita contro l'Avellino e anche un dirigente scafato come Franco Collavino la sente sulla pelle. Siamo pronti, emozionati come sempre, felici di poter riaccogliere nuovamente i tifosi nel nostro stadio. Poi adesso si comincia a far sul serio, quindi la ruota ritorna a girare e siamo convinti che questa stagione la ruota girerà meglio della stagione scorsa. Intanto il nostro Stefano Giovanpietro si aggira nei meandri dello stadio, nel frattempo vi diciamo anche qualcosa sugli spettatori di oggi, perché mi ha sorpreso personalmente il fatto che nel settore ospiti ci siano oltre 300 tifosi dell'Avellino. Pensate un po', tra quelli che sicuramente si sono mossi dall'Irpinia, ma anche tanti che evidentemente abitano in Nord Italia e non hanno voluto perdere l'occasione per venire qui a rivivere una partita che in passato è stata anche una sfida che si è giocata in Serie A. Ricordiamo che l'Avellino negli anni 80, anche prima degli anni 80, ha fatto ben 10 stagioni consecutive in Serie A, prima di retrocedere, poi purtroppo finire anche in fallimenti e vicissitudini societarie non belle. Adesso c'è questa risalita che ha riportato la squadra in Serie C, una squadra che ha battuto la Juve Stabia nel derby, Juve Stabia che l'anno scorso era in C, ha ottenuto la promozione in Serie B. Ora arriva questa gara che sicuramente porta alla memoria anche le sfide del massimo campionato, la figura di Barbadiglio, Geronimo Barbadiglio, che è stato un ex ancora molto apprezzato, ricordato con affetto ad Avellino e anche qui ad Udine, dove poi si è stabilito dopo la carriera per continuare a vivere con la sua famiglia. Dunque è un Udinese Avellino che, oltre ad avere un significato importante per l'attualità, stretta attualità di oggi, e cioè primo impegno ufficiale della stagione, è anche una partita che permette di riportare alla memoria vecchi ricordi del calcio degli anni 80. Io vedo se Stefano è in grado di farci un collegamento, altrimenti andiamo avanti. Facciamo così, allora a questo punto ci fermiamo un attimo per un break pubblicitario. Torniamo tra poco ancora con interviste di Stefano Giovanpietro in diretta dal Blue Energy Stadium, quando mancano adesso 32 minuti al calcio d'inizio, all'avvio ufficiale della nuova stagione dell'Udinese, ma vi faremo ascoltare anche altri contributi, le parole dei nuovi arrivati che sono stati presentati di Karlström ed Esteves, e poi un focus sull'avversario di oggi, l'Avellino, di un ex udinese, Michele Pazienza, che è in panchina. A tra poco. Eccoci qui di nuovo in diretta. Tra poco, come vedete dal titolo, il primo esame dell'Udinese di Dujanić contro l'Avellino. Tra poco di nuovo con Stefano Giovanpietro. Per chi si fosse sintonizzato soltanto ora sul nostro canale, vi daremo anche di nuovo la formazione ufficiale, che vede, se vogliamo, soltanto una sorpresa, che è quella di Samardžić, che forse ci saremmo aspettati titolari, che invece non gioca inizialmente fuori, e c'è invece dal primo minuto Brenner. Tra l'altro, altro motivo di curiosità è quello di Florian Thauvin, che indossa la fascia di capitano, ed oltre a indossare la fascia di capitano indosserà anche la maglia con il numero 10, che alla fine ha deciso di prendere. Aveva detto che avrebbe aspettato ancora un po' per capire l'evoluzione della situazione di Gerard Deulofeu, che idealmente sarebbe il titolare di quella maglia. Evidentemente per Deulofeu i tempi sono ancora molto incerti, ed anche il futuro di Deulofeu non è in questo momento una certezza, né nella tempistica né proprio nel fatto che possa ritornare a giocare. E quindi Thauvin ha preso la numero 10, indossa la fascia di capitano. Siamo curiosi di vedere come giocherà, nel senso che in questa prima partita in cui sente la responsabilità addosso di essere il capitano e di indossare una maglia, che è una maglia che poi ha sempre il suo fascino
è sempre il suo peso, quella con il numero 10 stampato sulla schiena. Stefano, allora se possiamo ripetere la formazione per i nostri telespettatori, la formazione ufficiale, diciamo l'unica sorpresa, se vogliamo chiamarla sorpresa, è quella di Samardžić fuori per Brenner dentro, però per il resto mi pare che sia la squadra sulla quale si può anche ipotizzare un discorso del tipo questo è l'11 base. Sì, sorpresa, hai detto bene tu, poi sarebbe ingiusto dirlo innanzitutto per Brenner, ma anche perché comunque la definiamo sorpresa o meglio disallineamento rispetto alla formazione che ha giocato contro l'Al Hilal, perché come dicevamo con Marco Tavian, la partita col Bologna, la prima di campionato, è la più importante. Ovviamente oggi sono le prove generali del Bologna, l'Al Hilal sono state le prove generali dell'Avellino. Rispetto a quella formazione, il disallineamento, come dicevo prima, è proprio questa scelta qui. Ce n'è anche un'altra, perché con l'Al Hilal giocava João Ferreira, ma lo ribadiamo anche giustamente per chi magari non ha avuto modo di seguirci bene ieri, ma l'abbiamo detto già dal TG di Udine, anche in pomeriggio udinese all'allenamento Runjic ha preso il gruppo di 37 giocatori che adesso lo ha scremato degli esuberi e si è allenato in 22-23 quelli che oggi sono in campo in panchina, però al di là degli esuberi le due assenze che sono balzate subito all'occhio al di là di Christensen infortunato sono state proprio le assenze di Success e di João Ferreira. Era un indizio che poteva anche far presagire un problema fisico per entrambi, che invece poi, lo ricordiamo, nel comunicato ufficiale dei numeri di maglia ha trovato una conferma. Isaac Success e João Ferreira non faranno parte dell'Udinese la prossima stagione. Questa è un po' la notizia, adesso da capire, al momento sono da considerarsi fuori rosa perché si sono allenati fino all'altro giorno con l'Udinese, magari Stefano, adesso vedremo se continueranno a farlo in maniera separata, Stefano, o se scusa, ci sono già delle eventuali cessioni in attesa di formalizzazione. Stefano, volevo chiederti una cosa rispetto, scusami, Stefano, mi senti, rispetto a Ferreira. Volevo chiederti una cosa, se rispetto a Success, la situazione di Ferreira possiamo considerarla però anche diversa, nel senso che almeno a quello che ci risulta, che ci risultava, il giocatore si è allenato ad Udine, ma formalmente è sotto contratto con il Watford, quindi scaduto a giugno il prestito dal Watford all'Udinese, è rimasto in carico al Watford, ma si è allenato ad Udine e ha fatto anche le partite amichevoli. Poi a questo punto, essendo un giocatore sotto contratto del Watford, non poteva essere inserito nella lista dei numeri della squadra dell'Udinese. Questo non vuol dire che poi in seguito non possa essere trovato un accordo in casa, che non si decida cosa fare, e quindi potrebbe anche essere semplicemente uno stand-by, anche perché tu hai seguito più amichevoli di me e più allenamenti di me in questa fase di preparazione. Ferreira non è che sia rimasto proprio ai margini della squadra nelle scelte di Rujanić per le amichevoli ed anche nel coinvolgimento nelle fasi di preparazione tattica delle partite, degli allenamenti. Quindi rispetto a Success, forse quella di Ferreira è una situazione che possiamo leggere diversamente, cioè se per Success possiamo dire è dell'Udinese, non gli è andato il numero di maglia, vuol dire che evidentemente non rientra nei progetti della società e dell'allenatore. Per Ferreira forse un distinguo da questo punto di vista lo possiamo fare. Hai fatto una precisazione doverosa, può essere una situazione ancora in evoluzione quella di João Ferreira, chiaro è che alla lontana potrebbe anche esserla quella di Success, ma difficile. Però su João Ferreira, giustamente, visto che il giocatore era comunque in prestito dal Watford, si può ancora avere un margine di manovra. Sul fatto che fosse stato protagonista nel precampionato, chiaro che sì, però qui va fatto un distinguo. Comunque João Ferreira, soprattutto nelle amichevoli, ha trovato tanto spazio perché, e lo abbiamo ripetuto spesso, praticamente Runjic non ha mai avuto la sua difesa titolare a disposizione. Ipotizziamo la difesa titolare di quest'anno in un'ottica di rosa cristallizzata in questo momento, è Christensen, Biol, Perez. Christensen infortunato, Perez che si trascinava dietro il problema fisico avuto contro l'Empoli e Biol che
era stato in vacanza supplementare dopo gli europei, quindi comunque anche per questioni numeriche João Ferreira era uno dei pochi che poteva adattarsi al ruolo di terzo di difesa, non dirò la parola che non ti piace, quindi ha giocato spesso lì, però può essere anche che Rooney ci abbia fatto dei conteggi, bene o male adesso i tre difensori titolari sono tornati, ci sono, a questo numero va aggiunto il rientro dall'infortunio di Ebossé, c'è anche Cabasele, c'è Giannetti, piace non poco Matteo Palma, quindi alla fine è un reparto difensivo coperto, copertissimo, quindi forse per questo anche Rooney ha detto di poter per ora fare a meno di João Ferreira, salvo ripensamenti, anche perché João Ferreira può giocare esterno, però va detto che sull'esterno destro è arrivato Esteves, quello anche è un segnale che, ok, che è stata un'occasione di mercato, svincolato, un giovane interessante, però vuol dire che tu l'innesto l'hai fatto, c'è Isibue, c'è Ebosele che potrebbe partire, quindi è chiaro che magari anche un Ferreira forse era di troppo. Ecco, questo è un po' il ragionamento su Success. Paga un po' il fatto forse il nigeriano che si è tuttora in tanti in quel reparto offensivo, perché ha praticamente tre tridenti da poter alternare. Runiac, 9 giocatori, a cui poi possiamo aggiungere Sanchez, perché non dimentichiamo che anche Ekelenkamp può fare il mediano ma può giocare trequartista. Quindi sono davvero tanti elementi offensivi, è chiaro che qualcuno andava sacrificato, ripeto. Questa esclusione di Success è da vedere se è un'esclusione proprio per motivi numerici, cioè si è capito che Success non può far parte della squadra bianconera in questo campionato, o se magari è anche perché è arrivato un interessamento, un'offerta e lo vedremo a giocare con un'altra maglia. Sì. Allora, intanto a proposito di giocatori appena arrivati, Karlström oggi non gioca dal primo minuto, ma sia lui che Esteves sono entrambi in panchina, è stato presentato ieri, un centrocampista che ha già una buona esperienza sulle spalle, non è proprio un calciatore di primo pelo, come si suol dire, arriva per prendere, diciamo così, il posto di Wallace, ammesso che poi Rujanić voglia giocare con quel tipo di centrocampo, con un giocatore un poco più fisico e dinamico, oppure no. Le soluzioni sono tante a disposizione del tecnico, che intanto decide di passare dalla linea 5 a centrocampo a quella a 4, con delle differenze che sicuramente sono importanti da questo punto di vista, perché già mettendo due giocatori dietro a una punta, davanti al centrocampo, si ha un'idea di una squadra che vuole essere più offensiva, più aggressiva, più, se vogliamo, anche, speriamo, spettacolare, portarsi più volte e meglio, più vicino all'area di rigore, nell'area di rigore, e dar fastidio alle difese avversarie e possibilmente fare gol. Questa è l'idea del nuovo allenatore. Sentiamo che cosa ha dichiarato il nuovo arrivato Karlström, che cosa dice di se stesso, delle sue caratteristiche e della grande motivazione che ha in questo avvio di nuova avventura per la sua carriera in maglia bianconera. Io sono felice di essere qua. Thank you. Fresco, solido, si presenta anche con una battuta di spirito Jesper Karlström, pronto a raccogliere l'eredità di Wallace, ma con caratteristiche ben precise e diverse dal brasiliano. Ho giocato tante volte contro le squadre nate da Mister United in Polonia e poi, sorridendo, ha fatto una battuta, ma credo che lui non abbia mai vinto contro di me, forse anche per questo ci conoscevamo e abbia spinto per avermi qui. Ma al di là delle battute, degli scherzi, l'Udinese per lui, al di là anche del mister, era una scelta molto semplice, perché si tratta di un top club molto ben conosciuto in Europa e nel mondo. Per esempio in Svezia l'Udinese è molto, molto popolare, quindi per lui è stata una scelta molto facile, immediata, quella di venire qui. E poi il suo sogno sin da quando era bambino era quello di giocare in Italia, e quindi non vedo l'ora di mettersi a disposizione e dare il 100% per la squadra. Allora, credo di essere un giocatore universale, all-round player, gli piace dare tutto per la squadra e credo di essere proprio un giocatore che è costantemente a disposizione dei compagni, gli piace molto vincere e raggiungere traguardi proprio insieme da gruppo, e crede che qui ci siano le condizioni per farlo. Per quanto riguarda le sue qualità, è convinto che poi le dimostrerà tutti pian piano con il tempo. In generale gli piace molto avere il controllo della palla ed è abituato anche a gestire le pressioni, e anche in fase di offensiva si sente a suo agio, quindi per cui direbbe che è comodo un po' in tutte le fasi e gli aspetti del gioco.
with my qualities as a player. È una domanda difficile alla quale rispondere, perché a tutti i giocatori possono capitare delle giornate difficili con la palla, ma se c'è una caratteristica che vedrete sempre da lui sarà quella dell'aggressività che lui mette ogni giorno. Guarda già avanti il centrocampista svedese, che non vede l'ora di giocare in Serie A e che si dice convinto che i friulani non debbano fare poi questo grande step per raggiungere il livello di squadre europee come la Fiorentina, affrontata quando aveva la maglia dell'Lech Poznan. È molto ottimista, da quello che ho visto in allenamento c'è tanta qualità anche qui all'Udinese, e secondo lui non serve fare uno step eccessivo, molto grande, per arrivare a quel livello lì. Chiaramente però servirà lavorare molto duramente. Vediamo se c'è ancora Stefano dalla sala stampa del Blue Energy Stadium per proporci qualche intervento in diretta con delle interviste. Vediamo, sono dei colleghi che hanno raggiunto la sala stampa. Proviamo a sentire se Stefano ci può proporre qualche altro contributo. Ci avviciniamo ormai anche alla chiusura della trasmissione, una decina di minuti ancora, poi lasceremo spazio al TG regionale e al calcio d'inizio della partita per continuare poi dalle 19 con il TG Udine, ancora con qualche collegamento, 19.30 edizione straordinaria con il collegamento da Buia, dove Omar Costantini ci racconterà la grande festa che attende Jonathan Milan di rientro da Parigi con la medaglia di bronzo nell'inseguimento del ciclismo a squadre conquistata con i suoi compagni, e poi ci sarà il post partita con le interviste e commenti di questo Udinese Avellino. Intanto c'è Barbara Castellini con Stefano Giovanpietro, dunque linea e parola a voi. Sì, sì, hai fatto bene a ricordarlo, che tra l'altro ci stiamo togliendo tante soddisfazioni come Friuli, perché la festa di Jonathan Milan oggi, domani quella di Sintagliovissa a Bertiolo, ci saremo ovunque. Barbara, so che anche tu segui le Olimpiadi molto in maniera assidua, oggi però ci stacchiamo un pochino dai cinque cerchi per vedere questo Udinese, che sensazioni ci sono, abbiamo visto tante amichevoli che però lasciano il tempo che trovano, oggi si fa sul serio. Sì, devo dire che in generale l'atmosfera sembra molto positiva, sembra che sia stato dato un segnale di taglio rispetto alla passata stagione, c'è molto entusiasmo e molta carica da parte di mister Rugna, e ce l'abbiamo sentito anche ieri in conferenza stampa. I ragazzi nuovi sono ragazzi che sono già formati, che hanno avuto già esperienze importanti a livello internazionale, diciamo che ci sono tutte le premesse per un grande inizio di stagione, speriamo che lo sia anche sul campo. Stiamo commentando, avevamo pochi dubbi sulla formazione, alla fine è confermata, al di là di Perez al posto di Ferreira, poi insomma Ferreira abbiamo detto al momento un po' nel limbo, fuori rosa, quantomeno fuori dalle scelte, però c'è Brenner che è sempre un giocatore molto discusso, ha avuto delle amichevoli in cui è stato brillante, altre meno, te l'aspettavi, insomma Samardžić in panchina poteva essere anche attendibile. Sì, devo dire che Brenner è un po' quello che mi ha sorpreso di più. Penso che sia una sorta di chance che gli viene concessa oggi. Questo è un test ufficiale, anche contro una formazione di categoria diversa, però è l'occasione per lui per dimostrare che tipo di giocatore è, anche perché in quel ruolo sono arrivate dei rinforzi di un certo spessore. Potrebbe essere la partita sua per decidere il suo destino, visto che il mercato è aperto fino al 30 di agosto. E tra l'altro lì si è in parecchi, lì davanti l'abbiamo detto, anche perché uno sta per arrivare, insomma questo Sanchez non si capisce se arriva oggi, domani, martedì, però arriva. Questa è una voce che sta circolando da un po', sicuramente è quella che sta infiammando di più i tifosi bianconeri, perché sappiamo quello che ha fatto questo giocatore, quanto sarebbe poi importante riavere qualcuno che conosce la storia di questo club, che può essere utile non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano, come è stato altrettanto importante l'arrivo nella dirigenza bianconera di Gökhan Iller, che secondo me è quello che sta dando poi un'impronta anche su certi rapporti, certe decisioni che vengono prese, tanti eventi che si stanno facendo con i tifosi, si sta ricreando quell'ambiente di entusiasmo e passione che forse si era perso nelle ultime stagioni. E un'ultima considerazione la merita Toven, seguiamo insomma i tuoi articoli sul calcio FVG, c'è stata la numerazione, l'ufficializzazione del numero 10, la fascia di capitano la sapevamo, è un giocatore che si vuole prendere in mano l'Udinese. Sì, io onestamente sono molto contenta.
realtà, perché già qualche settimana prima dell'ufficialità della fascia di capitano avevo ipotizzato che potesse essere effettivamente lui il leader di questa squadra. È un giocatore che secondo me noi ancora al 100% non abbiamo visto, perché sappiamo quello che ha fatto prima di venire a Udine. A Udine causa infortuni non l'abbiamo mai visto continuo, e però dal punto di vista tecnico è un giocatore che è veramente in grado di fare la differenza. Questa fascia e questo numero appartenuto recentemente a De Lofeu, prima ancora a Rodrigo De Paul e Antonio Di Natale, significa ancora accentuare di più questo ruolo di leader, e secondo me è uno di quei leader positivi all'interno dello spogliatoio, dove anche, nel quale i giovani si potranno rapportare in maniera propositiva. Assolutamente d'accordo. Francesco, a te. Grazie Stefano, e allora abbiamo sentito il nuovo arrivato Karlström, sentiamo anche le parole dell'altro calciatore nuovo arrivato, centrocampista portoghese che è arrivato svincolato dallo Sporting Lisbona, Esteves, anche per lui oggi panchina, ma sono arrivati da poco, il tempo poi di essere presentati, ma saranno a disposizione poi ovviamente anche per essere impiegati già da oggi, ma sicuramente dalle prime partite di campionato che scatteranno il 18 con la trasferta a Bologna, poi la Lazio prima della sosta per gli impegni della nazionale. Sentiamo Esteves. Si presenta con umiltà, in punta di piedi, Gonçalo Esteves, diverso da Iker Bravo e Damian Pizarro. L'esterno destro portoghese è pronto a mettersi a disposizione di Costa Runjic per raccogliere la sfida del campionato della Serie A, compreso il duello con Leao quando affronterà il Milan, una data già segnata sul calendario. Io sto molto ansioso. Naturalmente molto ansioso di iniziare questa nuova esperienza. Sicuramente la Serie A è una lega importante, soprattutto da affrontare un club importante come l'Udinese. Sa che dovrà lavorare e spera di ottenere risultati importanti. Dare il mio meglio per aiutare l'equipa. Ha detto che lui pensa di essere bravo, molto bravo con la palla nei piedi, soprattutto anche a correre con la palla, ma lui non deve concentrarsi soltanto su quello in cui è bravo, ma deve concentrarsi sul lavorare tanto per migliorare gli aspetti in cui è meno bravo. Sì, per migliorare lo che tenga di peor. Come la Lega italiana, tu tienes che... Crede che in un campionato altamente competitivo come quello italiano bisogna essere bravi in entrambe le fasi per aiutare al meglio la squadra. Lui è particolarmente ansioso di giocare contro diversi giocatori, ce ne sono diversi, però è chiaro che il principale è Leao, essendo portoghese. Esteves sa di avere tempo per crescere e ambientarsi presto in Italia grazie anche alle conoscenze del fratello Thomas, che gioca nel Pisa in Serie B e che purtroppo è incappato in un brutto infortunio. Non si è prefissato un tempo, lui sa soltanto che dovrà lavorare molto duro e per riuscire ad affermarsi e giocare a titolare per mettersi a disposizione, insomma. Entrenando bene, già lo sapeva che era un club molto storico. Sapeva molto dell'Udinese perché suo fratello gioca in Italia, al Pisa, per inciso, e quindi gli aveva parlato del club, ma lui stesso lo conosceva perché è un club storico che ha quasi 130 anni di storia, da 30 anni in Serie A, e quindi tutti i giocatori vorrebbero giocare qui. Che è un passo sicuro. Adesso andiamo a vedere chi è l'avversario che l'Udinese incontra. Forse però Stefano ci chiede ancora la linea velocemente dal tunnel che al quarto piano porta dagli ascensori alla sala stampa. Allora Stefano, ultimissimo flash con te, poi vedremo il focus sull'avversario. Mancano esattamente 10 minuti al calcio d'inizio. Per caso hai visto Sanchez in giro? Esatto Francesco, quest'ultimo collegamento proprio per questo, abbiamo fatto un po' un giro dei piani, insomma avrei capito che siamo proprio al quarto, si è anche spenta la luce, provo a muovermi, ecco così si riaccende il bello della diretta. Stiamo andando in tribuna stampa per la telecronaca che poi trasmetteremo nei prossimi giorni, siamo andati a cercare Sanchez, certo non ce lo immaginavamo di trovare qui in tribuna stampa, però anche insomma possiamo dirlo, la collega di Sky Sport Marina Presello era lì che cercava un po' di capire se stesse qui Alexis Sanchez, di vedere se c'erano delle tracce in giro, però lo sappiamo che nella sede dell'Udinese ci sono molti modi per entrare senza farsi accorgere, anche se ci sono comunque parecchie persone. La notizia è questa, comunque le voci si rincorrono, Sanchez potrebbe, condizionale d'obbligo, essere qui, però immagino che se uscirà sugli spalti ci metterà poco la regia della Lega a inquadrarlo e a dare quella che è ufficialmente la notizia del ritorno di Sanchez in bianconero.
E allora andiamo a vedere il focus Avellino, chi è l'avversario? In panchina c'è un ex calciatore bianconero, Michele Pazienza. La prima avversaria ufficiale dell'Udinese 2024-2025 si chiama Avellino e assomiglia tanto come caratteristica al Catanzaro che i bianconeri affrontarono e sconfissero, non in realtà senza difficoltà, nonostante il punteggio, un anno fa esatto. Perché diciamo questo? Visto che il Catanzaro l'anno scorso era in Serie B, mentre i Lupi Irpini quest'anno militano in terza serie? Perché in realtà i campani, dall'arrivo di Pazienza, hanno fatto benissimo nello scorso campionato di Serie C, arrivando al secondo posto in regular season e uscendo ai playoff in maniera rocambolesca contro il Vicenza. Insomma, un percorso di fatto simile, tranne per l'esito di quello dal Catanzaro. Insomma, ci è mancato poco, ma di fatto la squadra ha mantenuto l'intelaiatura della scorsa stagione, che le aveva permesso appunto di sfiorare la promozione in B. A cominciare, di intelaiatura si parla, dall'allenatore, l'ex di turno tra l'altro, Michele Pazienza, che da quando ha preso in mano la squadra di fatto si è dimostrato quasi imbattibile. Pronti via e al primo turno di Coppa Italia l'Avellino ha eliminato una squadra di Serie B come la Juve Stabia, giocando un calcio anche esteticamente gradevole. 3-1, le qualità infatti ci sono, mancano ovviamente l'esperienza e la purezza tecnica che una squadra di Serie A chiaramente ha. Occhio però, perché in questa fase della stagione le differenze si assottigliano e vengono meno e l'Avellino è sicuramente più avanti dal punto di vista atletico. 3-5-2 compatto che non disdegna il gioco a viso aperto, contro le Vespe si è messo in evidenza Tribuzzi, esterno offensivo ex Crotone, autore di una doppietta, ma non solo, perché sugli scudi è finito anche l'estremo difensore Iannarilli, autore almeno di un paio di miracoli. L'Avellino arriverà carico di entusiasmo per una sfida che manca da più di 30 anni. L'ultima gara ufficiale disputata tra i Lupi e i Bianconeri risale infatti al 26 gennaio del 1992 allo stadio Partenio Lombardi in Serie B. Era la 20ª giornata e le due squadre pareggiarono per 1-1, vantaggio dell'Udinese con Nappi, pareggio poi dell'Avellino con Bonaldi. L'ultimo confronto in assoluto in Friuli è datato invece 1 settembre 1991, alla prima giornata di quel campionato cadetto. Anche in quel caso 1-1, autorete di Sensini per l'Avellino, ancora gol per Nappi per l'Udinese. Chiudiamo qui il nostro appuntamento con Pomeriggio Udinese, dedicato interamente alla presentazione della partita di quest'oggi. Tra 5 minuti, poco più, calcio d'inizio al Blue Energy Stadium. Parte la stagione ufficiale dell'Udinese, alla quale facciamo un grosso in bocca al lupo. Arrivederci.